Siamo con Donatella Bortolazzi, assessore alle politiche giovanili e alle pari opportunità, tra tante altre deleghe, a Borgotaro. Perché questa visita? Beh, una visita perché credo che la regione, io sono assessore regionale, debba sempre più misurarsi con il territorio dell'Emilia-Romagna e quindi io soprattutto per le politiche giovanili mi piace andare proprio dove mi chiamano, quindi vi ringrazio intanto di avermi invitato a Borgotaro, che peraltro conoscevo, per vedere le realtà anche di quelle che sono le realtà giovanili o di aggregazione dei giovani nei vari territori, perché credo che questo aiuti gli amministratori a capire meglio proprio il contesto in cui poi devono legiferare o devono dare risorse o quant'altro, cioè, e poi dà anche le soddisfazioni maggiori andare sul territorio. Parlando di risorse, ce ne sono sempre meno. Una regione è sempre molto attenta alle risorse in questo settore. Come si sta muovendo? Beh, la Regione già ha fatto un bilancio per quest'anno operando dei tagli, ma dei tagli che non sono tagli lineari, che sono scellerati, tagli lineari, cioè uguali dappertutto. Ha fatto delle scelte politiche precise che sono state salvaguardare le risorse per le politiche sociali, e quindi in parte anche per i giovani, anche se più per l'area del disagio, il trasporto pubblico e naturalmente il lavoro, la crisi e quant'altro. Queste sono state le scelte strategiche della Regione. Sappiamo che sono mancate risorse nazionali anche sui trasporti, la Regione ha provato a mettere risorse proprie, chiaramente non sono sufficienti a compensare quello che ci è stato tolto, però insomma ci stiamo muovendo condividendo scelte politiche precise, sia nei tagli sia nel dove continuare. I giovani in questo, per quest'anno ancora hanno un piccolo gruzzoletto che non so veramente come riusciremo a mantenere per il prossimo anno. Il 2012 già è un anno un po' buio. Complicato. Complicato, diciamo così, complicato. Un'ultima domanda, qui oggi si parla anche non solo di problemi, ma anche di proposte con delle visite tra la giornata di oggi e di domani, dove? Beh, sono visite sul territorio, andrò a vedere degli spazi che magari non riguardano direttamente la mia delega, ma che comunque riguardano altre deleghe in regione, per cercare appunto di valorizzare quello che c'è su questo territorio, anche in termini poi di risorse da investirci. Va bene? Claudia Morelli, 26 anni, la responsabile delle politiche giovanili del comune che incontra l'assessore regionale delle politiche giovanili. Cosa le chiederai? Ma sicuramente sono felice di questa visita, soprattutto anche perché questa è la prima volta, quindi anche per imparare, per rapportarsi con qualcuno diciamo di importante. E sicuramente, come diceva prima l'assessore giustamente, i tagli sono tanti, quindi siamo noi che dobbiamo un po' inventarci. E i giovani le idee ce l'hanno, quindi siamo noi che dobbiamo reinventarci e cercare nuove opzioni. Ovviamente la collaborazione stretta tra regione e tra il territorio di Borgotaro credo sia molto importante proprio per arrivare poi a un punto finale. Il progetto che è stato scelto e che era anche nel programma dell'amministrazione comunale era quello di avvicinarsi sempre di più ai giovani anche attraverso una consulta giovanile. Quindi i giovani che attraverso questo organo riescano a entrare nella macchina comunale, che non è poi così semplice da comprendere, e anche per capire poi come si svolge il lavoro e anche per rapportarsi sulle idee nuove e cercare appunto un punto di contatto con i tanti giovani che ci sono a Borgotaro, e vorrei sottolineare anche tanti giovani che si vogliono interessarsi. Cioè, Quindi volete dare degli spazi operativi e concreti ai giovani? esatto, sì, perché tendere una mano, perché secondo me, a differenza di chi dice che i giovani non si interessano alla politica, non è vero, perché c'è una grande parte che invece tiene a questa cosa, e quindi tendere una mano verso i giovani, io che rappresento un po' i giovani, cercare appunto di collaborare insieme. Possiamo dire che i giovani non si avvicinano alla politica perché trovano le porte chiuse, se sono le porte aperte arrivano. Esatto, io voglio aprire questa porta, io insieme al sindaco cercare di aprire questa porta. Sì, va bene, avevo stesso artigianato molto lontano. Vado. Okay. Una linea diretta con la regione per fare in modo che i giovani di Borgotaro, rappresentati da Claudia Morelli, riescano ad avere degli spazi sia amministrativi che politici. Una scelta ardita. Ma più che ardita, direi una scelta di prospettiva, intesa
intelligente, interessante, su cui noi vogliamo lavorare. È una scelta che abbiamo speso anche nella presentazione della lista e che oggi vogliamo tradurre nella nostra azione amministrativa. I rapporti che già con l'assessore erano presenti anche negli anni scorsi e che vogliamo continuare a consolidare, crediamo siano proprio importanti in anni difficili, come veniva già detto dai colleghi, per trovare quelle collaborazioni che consentano anche ai comuni, magari marginali territorialmente, come può essere un po' il nostro, quelle risorse, quelle idee, quegli strumenti che invece ci diano la possibilità di valorizzare le risorse che sul territorio abbiamo, in particolare le risorse legate alle nuove generazioni e ai giovani. Possiamo dire meno risorse, più idee? Dobbiamo lavorare di più sulle idee per usare meglio le risorse che ci sono. Questo è il filone, la filosofia di fondo che dobbiamo avere non solo sulle politiche giovanili, ma intanto partiamo da qui e naturalmente vogliamo ringraziare l'assessore per questa visita e per questa attenzione che ci ha dimostrato e su cui lavoreremo insieme nei prossimi mesi.